dato che mi è stato richiesto, oggi vi parlo dei clear stamp, cosa sono e come si usano. Io, dato che sono abituata ad usarle settimanalmente, non ho mai pensato che potesse essere utile come video, mi è stato chiesto, lo faccio volentieri perché comunque è un'informazione, quindi è giusto comunque darla. Allora, i clear stamp sono questi timbri, sono trasparenti e sono di silicone. Adesso vi faccio l'esempio con questo. Vedete, di solito arrivano o imbustati o comunque sono nelle carte così, ma sono sempre contenuti comunque tra due fogli d'acetato, perché un lato del clear stamp è praticamente, questo non l'ho ancora usato, quindi era ancora chiuso, un lato del clear stamp praticamente appiccica. Una voi lo utilizzate, quindi voi dovete mettere la parte appiccicosa, quindi quella liscia, sul timbro. Vedete che già fa resistenza nel vinile, comunque via. Questi sono gli acetati, io comunque li tengo di per sé, li lavo, li faccio asciugare e li metto sempre comunque sul timbro, glieli rimetto sempre al loro posto. Questo è un clear stamp, quindi è semplicemente un timbro in silicone trasparente e morbido. Questa tipologia di timbro, per essere, scusate, utilizzato, ha bisogno di un supporto. Normalmente, vedete, questi sono quelli che ho io, ne ho di diversi tipi, di diversi generi, ma il concetto è sempre quello. Il clear stamp va appoggiato su un supporto, quello tipico, quindi quello che è stato ideato per il clear stamp è l'acrilico, quindi sono questi blocchetti di acrilico. Questo, vabbè, mi è stato regalato, quindi non l'ho acquistato, però in commercio hanno già delle misure standard, esistono 4-5 tipologie di misure, alcuni addirittura hanno il pomellino, che comunque è molto comodo per prenderlo, e li comprate tranquillamente in qualsiasi sito che vende comunque prodotti per scrapbooking o nei negozi specializzati, oppure basta andare a farseli fare, come in questo caso a me me l'hanno regalato, però è stato fatto fare in una ditta che comunque fa prodotti in plexiglass, quindi è molto comodo perché questo è veramente molto anche alto. Semplicemente la parte liscia, quindi che è quella che poi rimarrà a più appiccicosa, va messa in questo modo, vedete? Questo addirittura è un timbro che non ho mai utilizzato, quindi, e vedete, qua vi rimane la parte ruvida che dopo si utilizza e si va a mettere l'inchiostro, dopo ve lo mostro. E questo è il blocchetto acrilico standard comunque per i nostri clear stamp. Ne esistono varie misure perché comunque, come vedete, i clear stamp hanno misure diverse. Questi ad esempio sono flag, sono piccolini, quindi esistono gli acrilici piccoli, gli acrilici più grandi. Questo come misura è atipica, a me mi è stata regalata perché da una ragazza che conosco che aveva un gruppo vendita su Facebook, e lei sapeva che io praticamente non riuscivo a trovare le basi acriliche di per sé, quelle di misura standard che vendono per i timbri delle Gorgeous. I set Gorgeous hanno delle cornici molto grandi che quindi nelle basi acriliche standard che vendono non andavano bene. Io infatti all'inizio, e sono andata avanti per diversi mesi, ho utilizzato queste cornicette che adesso le vedete sono tutte rovinate, però sono comunque comode. Io li vado semplicemente, li andavo ad appoggiare il clear stamp e tutto sommato era comodo perché la parte poi che tiene la cornice in questo modo io la usavo come manico, quindi mi serviva per andare a fare la timbrata, schiacciavo. Logicamente il blocco in acrilico è la cosa migliore perché è molto più rigido, la cornice comunque è leggermente flessibile e si rischia di non avere una timbrata precisa e perfetta, però io all'inizio non li trovavo, ho chiamato un sacco di negozi, manco sapevo che cosa erano, quindi mi ero arrangiata. Ci si può tranquillamente arrangiare anche senza andare a comprare nulla, utilizzando comunque anche i dischi, le custodie dei CD, non quelle dei DVD perché sono più morbide, meglio quelle dei CD perché il supporto deve essere comunque rigido, più rigido possibile, e lo stesso discorso vale per il punto in cui noi andiamo a timbrare, quindi è importante timbrare su una base comunque oltre liscia, uniforme e dura. Quindi non andate a utilizzare i clear stamp ad esempio sui quei tappetini che si mettono per le scrivanie, quindi che sono leggermente gommosi, perché la timbrata non vi uscirebbe uniforme. Quindi vedete, è importante che ci sia la base liscia sotto la carta, in questo caso semplicemente la tovaglia appoggiata sul tavolo. In questo modo si ottiene una timbrata migliore. Questo è il modo per utilizzare i clear stamp. Oltre ai clear stamp, che sono questi, esistono i rubber stamp.
Io ho tirato fuori questo uno piccolo della Santoro perché mi era più comodo. Questi sono già semi montati, ma anche questi comunque come clear stamp devono essere appoggiati su una base sempre in acrilico, comunque su un supporto rigido per poterli utilizzare. Vedete, questi hanno già la parte di per sé in gomma dove c'è la Gorgeous, che si appoggia sulla parte sagomata che dove noi fendiamo la figura. E adesso ve lo mostro, appiccica, questi appiccicano moltissimo. Noi li andiamo a appoggiare così e qui abbiamo già l'idea di come ci esce poi la bambolina. Anche in questo caso serve per forza comunque una base. La cosa migliore è avere un supporto trasparente, perché sennò non vedreste dove andate a timbrare. Adesso in commercio esiste un apparecchietto che hanno inventato, che sembra un libro, che praticamente voi aprite proprio il libro e mettete da una parte il vostro foglio, dall'altra parte attaccate il vostro clear stamp, rubber stamp, comunque il vostro timbro in silicone, chiudete, quindi ovviamente prima inchiostrate, chiudete e vi esce la timbrata perfetta. Quella macchinetta lì è utile perché comunque vi permette, anche nel caso in cui non abbiate premuto abbastanza, quindi la timbrata non sia uniforme, mancano dei punti, essendo fissato sia il foglio che il timbro, vi permette di ripoter timbrare senza andare a fare danni, cosa che ovviamente con la base in acrilico non è possibile fare. Una volta che timbrata, avete timbrato, quindi o rifate il lavoro o lo dovete aggiustare comunque con dei pennarelli nel caso utilizziate i tamponi normali, quindi non utilizzate quelli come faccio io con le polveri a rilievo. Per chi ha seguito comunque i miei video sulle polveri a rilievo, con la penna, se c'è un piccolo difetto, riesco ad andarlo a correggere. Logicamente con la polvere, se mi manca tanta parte della timbrata, devo andarla a rimuovere per forza, perché non sarebbe correggibile. Quindi questa è la differenza con i timbri normali. Questo è un timbro normale, quello della macchina fotografica. Io li prendo praticamente tutti da AliExpress, tranne logicamente quelli della Santoro, quindi Gorgeous, che li prendo in gruppi o comunque li prendo online. E questa è la differenza principale tra un timbro normale, quindi come questo in questo caso è montato su legno, stessa cosa per l'orologio. Quindi avete già la base, non dovete metterlo da nessuna parte, lo tamponate col colore, timbrate ed escono perfetti. Logicamente ingombrano, perché io qua ho tantissimi timbri. Se questi fossero timbri normali, immaginatevi in che scatolone avrei dovuto metterli. Quindi la comodità del clear stamp rispetto al timbro classico è proprio la facilità poi di andarli a stoccare, perché io in questo caso li tengo messi in questo modo perché ho lo spazio sopra il carrellino. Però è possibile tranquillamente metterli anche nei portadocumenti, quelli a fisarmonica, magari creando, se si vuole essere più precisi, facendo un'altra letta al divisorio, comprando comunque quei divisori più piccoli per documenti della grandezza di una busta, e si possono tenere facilmente, se ne possono avere tantissimi, quindi sono molto comodi. Da utilizzare è semplicissimo, vedete, io ho questi qua, ad esempio, sono i tamponi, quelli che ho comprato su AliExpress. Gli unici che ho di marca sono praticamente questi, perché mi chiedeva per le polveri ad embossing. Io ho i VersaColor sia d'oro che argento. I tamponi normali esistono anche questi, con di tutti i tipi di colori, con varie finiture. In questo caso comunque sono oro, argento, poi esiste anche il rame, esistono quelli perlati, quelli glitter. Quindi comunque tutti i lavori che voi mi vedete fare a me sull'agenda utilizzando le polveri a rilievo, voi li potete tranquillamente replicare con gli inchiostri. Poi non è che sia obbligatorio utilizzare lo stesso colore che utilizzo io. Comunque, per chi me l'aveva chiesto, come vedete esistono i tamponi semplicissimi per andare comunque a inchiostrare i nostri timbri. Quindi noi prendiamo il marrone, questo qui ad esempio è comodissimo, è quello che c'era dentro in un set della Lidl uscito lo scorso anno. Lo uso abbastanza spesso, vi faccio la timbrata della Gorgeous, che è carina, dato che non l'ho ancora provata, così la proviamo insieme. Ecco, una cosa importante di quando si usano i timbri in generale, quindi è un discorso che non è solo per i clear stamp, ma è di per sé anche per tutti i timbri, devono essere lavati benissimo dopo l'utilizzo, e soprattutto timbri come questo della Gorgeous, quindi che ha i capelli, un timbro che ha molte rifiniture. La cosa più importante è mai strofinarlo, quindi andarlo a tamponare. Vedete, la timbrata esce proprio perfetta.
quindi non c'è nessun problema, la timbrata è perfetta. E lo stesso discorso io lo faccio con l'embossing, quindi se questo timbro invece di averlo fatto col marrone, questo è un inchiostro che non è di qualità, cioè quello della Lidl. Quindi comunque tutto sommato io mi trovo bene, come marrone lo utilizzo spesso, lo utilizzavo spesso perché adesso mi vedete sempre utilizzare le polveri a rilievo, però appunto essendo una tecnica che potete adottare con qualsiasi tipologia di timbro, l'importante è che non siano troppo acquosi. Poi anche per i timbri ci sono vari discorsi, perché comunque i timbri esistono sia a base d'acqua che comunque con altre tipologie di base, a seconda di che supporto noi dobbiamo poi andare a timbrare, perché logicamente se noi dobbiamo andare a timbrare per poi ad esempio andare a colorare sopra con l'acquarello, non può essere un timbro normale a base d'acqua. Quindi nei negozi specializzati esistono, oltre a varie tipologie di colori e varie tipologie di rifiniture che hanno gli inchiostri, appunto esistono inchiostri per ogni tipo di supporto. Quindi esiste comunque l'inchiostro che va meglio sul cartoncino, esiste l'inchiostro che ti permette di andare a colorare con l'acquarello. Io ad esempio con questo timbro qua non potrei, dovrei comunque avere o il memento o uno stazzona specifico appunto per poter andare poi a lavorarci con l'acqua, perché se di per sé l'inchiostro a base d'acqua io lo vado ad acquarellare, mi va via tutto. Un'altra cosa sugli inchiostri, che ci sono ad asciugatura lenta, che sono quelli che vanno bene per le polveri a rilievo, perché io uso sempre quello comunque trasparente, ma per le polveri a rilievo, oltre a quello trasparente, esistono anche quelli colorati. Quindi si usa il tampone colorato a lenta asciugatura, si mette sopra la polvere, in questo caso si va a utilizzare una polvere trasparente che non fa altro che portare in superficie il colore della timbrata. Io non lo uso, li ho, perché comunque io sto usando l'embosser che c'era dentro in un set della Lidl e aveva i suoi timbri. Sinceramente non li ho neanche aperti per evitare che mi prendano aria, e non li uso perché preferisco comunque di per sé usare le polveri, perché le polveri hanno varie finiture, quindi c'è quella glitter, c'è quella perlata. Di per sé io le preferisco così, però anche per comunque la tecnica a rilievo esistono anche in quel caso dei tamponi fatti apposta ad asciugatura lenta. Poi ad esempio il Versamark, che è quello che uso io, ha l'inchiostro trasparente, esiste anche con l'inchiostro colorato, io l'ho provato, sono degli inchiostri leggermente sfumati, ad esempio ne ho uno azzurro, ma il problema è che se vi usate un colore molto chiaro si vede sotto l'inchiostro, quindi la mia esperienza è stata negativa. Preferisco usare sempre il Versamark trasparente, che comunque in controluce la timbrata si vede, e così sono tranquilla che qualsiasi tipologia di colore uso, anche fosse solo un colore glitter, quindi con base trasparente e glitter colorati, la timbrata mi esce bene. Quindi i clear stamp sono facilissimi, come vi ho detto, io come finisco di fare comunque la decorazione io li lavo immediatamente. Io ho il prodotto apposta che esiste, è un liquido che ha un tamponcino, basta comunque tamponarlo anche su quei dischetti struccanti, lo tamponi sul clear stamp e dopo lo vai a risciacquare. L'importante comunque non è strofinare, quindi voi volendo potete usare anche le salviettine struccanti, molte le usano e dicono che si trovano bene. Io non l'ho mai provato, io di solito uso il sapone neutro, lo sciacquo, aspetto a metterli via fino a che non sono ben asciutti, lavo bene anche il supporto per evitare che comunque si rovini. Quando tutto asciutto lo metto via, i clear stamp, i rubber stamp comunque li metto nei suoi, li lascio comunque nel suo acetato, perché è la cosa migliore, perché sennò tutte le volte dovreste andare, prima di utilizzare il timbro, andare a lavare, perché logicamente se si impolvera la parte adesiva non andrebbe più a aderire. Quindi questo è una delle peculiarità. Quindi è semplicissimo utilizzare i clear stamp, ne esistono di vari modelli, potete adattare qualsiasi cosa come supporto, l'importante è che sia trasparente perché sennò non vedete niente. E sono semplicissimi, sono comodi appunto perché si possono mettere via molto facilmente in scatole dove volete e non vi danno alcun tipo di problema. Io spero che il video sia stato utile, come vedete sono semplicissimi, non sono niente di che, sono semplicemente dei timbri morbidi che quindi hanno bisogno di un supporto rigido, e quando li lavate questa parte
che una volta utilizzata vi sembrano una appiccicosa, non preoccupatevi, ve lo rimettete sul suo acetato, incolla sempre. Io non ho mai avuto problemi, nemmeno, questi sono tutti di AliExpress, quindi funzionano tutti perfettamente, come i tamponi normali, quelli della Santoro sono perfetti, lo sono sempre stati, la timbrata è ottima. L'unica cosa che voi dovete sempre ricordarvi è lavare bene il timbro subito, soprattutto se usate le polveri a rilievo, perché gli inchiostri delle polveri a rilievo sono collosi, quindi se no il timbro dopo vedete se non l'avete lavato bene, soprattutto se avete usato più che il clear stamp, tipo questi della Santoro, che vedete la patina bianca, quindi vuol dire che avete, non l'avete lavato bene. E metterli sempre via comunque in un posto non polveroso. Di per sé le cose da tenere in mente sono semplicemente queste, quindi non c'è altro da dire. Io spero che il video vi sia stato utile, per qualsiasi cosa abbiate domande da farmi chiedete, se avete video in particolare che vi interessa vedere, perché io delle volte non è che lo faccio con cattiveria, proprio sono talmente abituata a farlo che non penso che il video potrebbe essere utile, quindi se avete qualche richiesta voi fatela, che a me non mi costa niente farvi un video, anche se è per una persona sola, lo faccio volentieri. Quindi ciao a tutte, spero che il video sia stato utile, alla prossima.